sue parole sono come la realtà. Viaggiano libere come portate da una nuvola. Come se non svaniranno mai, rimangono marcate nella mente. Tu sai cosa ne farai, vorrei portarle via con me. Tornerò, aspettami. Questo viaggio non so dove porterà. Tornerò tra i limiti. Sei la stella polare, io ti seguirò. Le tue parole sono come la verità. Troppe volte si nasconde dietro una bugia, come se non esistesse più, non vuole più mostrare la sua faccia. Tu sai che cos'è, vorrei portarti via con me. Tornerò. Aspettami. Si è sposato da poco tempo? 6 mesi. E lei è la consorte? Futura moglie. Ma come? Sposato da 6 mesi e sì. Futura moglie? No, è mia moglie. Da 6 mesi. 10 anni di convivenza. Ah, ma allora la domanda di dove tiene il calzino suo marito? È difficile, dappertutto. Allora? Che cosa? Il calzino. E dove lo metto? Vabbè. Abbiamo la Rai Radio Televisione Italiana che purtroppo per ragioni tecniche deve... gli operatori devono scappare, quindi dobbiamo anticipare questo momento. Quindi da questo momento partiamo come se fosse, no? Sì. Il momento importante, che è uno dei tre momenti importanti, il momento dolcezza. La presentazione della coppia della dolcezza. Sì. Okay? Però prima facciamo entrare in pompa magna la torta. Ok. Allora, ecco qui la torta che entra. Signori, adesso andremo a premiare la coppia della dolcezza. Beh, è una cosa fantastica, una cosa magnifica. Io invito veramente, guardate, io un c'è pezzo il cuore, lo mangio, guarda la freccia, le note musicali, meravigliosa, è una cosa torta. Facciamo veramente un applauso corale perché è veramente fantastica. Complimenti al maestro pasticcere che ha fatto questa creazione veramente bravi. Inviterei Ambra. Sì, Ambra. A entrare, Ambra. Se volete fare un applauso anche ad Ambra, mi sembra doveroso. Ambra che ha in suo possesso la pergamena che verrà consegnata alla coppia che verrà premiata. Allora, io ho un po' di problemi a leggere, perché tu sai che... Sì, io anche. Ci hanno scelto bene. Ecco, esatto. No, io direi, allora, invece... Io leggo qua. Aspetta. Sì. Naturalmente è stata premiata questa lettera. Sì. Che di cosa parla in definitiva? Parla di come si sono incontrati, no? Sì. Parla di come sono incontrati, conosciuti. Ma se mi chiedi di leggere, io veramente leggo solo non leggo leggi proprio. Leggi solo, leggi proprio. Non leggo proprio. Io e Simone ci conosciamo da sempre. E qui mi fermo perché non ci leggo più, no? Cioè, io e Simone ci conosciamo da sempre. Io e Simone ci conosciamo da sempre. Fermi. Quanti Simone ci sono in sala, sulle mani? Uno? Vedo male o ce n'è uno? Fermi. Che ridete? Non è lui. Ah, no. Calma. Simone, ci sei? Tu per caso hai tua moglie che si chiama Elisa? E allora siete voi! Venite ragazzi! Simone e Elisa! Doveroso! Doveroso! Eccoli qua, Simone e Elisa che hanno scritto questa loro storia. Venite ragazzi, accomodatevi. Allora... Non vi voglio dividere, ma io direi
Elisa alla mia sinistra, prego. Sì. E Simone qui. Alla mia destra. Esatto, alla destra di Cinzia. Allora, Elisa, sei emozionata? Molto. Senti Elisa, che data portate voi di matrimonio? Che data avete? 29 agosto di quest'anno. Quindi, voglio dire, neanche tanto 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 distante. Dimmi. Simone. Sì. Tu che hai scritto della tua suocera? Ma io non ho scritto niente. Ecco, tu vuoi che arrivi al foglio bianco? No. Guarda, io ti dico, io mia suocera e mia madre le portiamo sempre dietro con noi. Sì? Siamo in controtendenza con, penso, la maggior parte della gente. Vi trovate bene, un bel rapporto. Sì, le portiamo sempre dietro perché ci fa piacere. Dai, ragazzi, questo è bellissimo, devo dire. Allora, è stata premiata il vostro racconto, i giurati sono qui, quindi se li volete ringraziare, sono stati loro a darvi il voto. E quindi siete premiati con questa pergamena che Ambra posa nelle mani appunto di Elisa. Io volevo mostrare la pergamena che ti lascio, mentre il gioiello poi ve lo potranno ritirare qua presso il gioiello, la ve lo daranno del lago in leasing, dei Salici. Quindi, no, cos'hai detto? Leasing. Glielo, sì. No, il gioiello vi verrà dato, questa pergamena che sta a significare appunto che voi siete stati appunto la coppia scelta della dolcezza. Velocemente, come vi siete conosciuti? Noi ci conoscevamo già da tempo e poi ci siamo conosciuti bene dopo una serata in discoteca, insomma, è andata avanti. Ok, cosa hai detto per conquistare Elisa? Non mi ricordo. Bene, ma partiamo bene, da agosto. Una frase che gli hai detto? Come tutti gli uomini, Simone, non si ricorda sei bellissima. Niente. Sei bellissima. E lei subito è cascata ai piedi. Ammazza, io tanto che ci provo a nulla, non succede nulla. Allora, vogliamo premiarli? Sì? Vogliamo premiarli. Con un applauso da parte del pubblico. Con un applauso enorme. Elisa e Simone, bravi. Elisa, davvero, tanti tanti auguri. Prego.